locali devono essere aperti la notte, devono essere aperti il sabato, devono essere aperti la domenica, devono dare la... C'è una cosa differente. In qualunque negozio di papiere vai, tu trovi il comfort, comfort moderno. Si capisce. Radio, riviste, giornali, manicure. Ma quella giù. E non solo a Roma, in tutta la Romagna. Ma si capisce, altra gente, altra storia, altra stirpe, altro modo di pensare, c'è niente da fare. L'impero romagnolo è quello che è stato. Roma caput mundi. Di una sostituzione di Conte, del Presidente del Consiglio, con Mario Draghi, che ha lasciato la Banca Centrale Europea. Lei come vede questo nome e soprattutto a che punto è il nostro governo? Ma io vorrei sapere Draghi da chi poi sarebbe appoggiato, cioè con quale maggioranza dovrebbe governare. Credo che non sia possibile con l'attuale Parlamento che Draghi possa condurre il governo, quindi immagino che prima si debba procedere ad elezioni per sentire il popolo, perché in democrazia conviene, quando c'è una situazione di disastro come quella italiana, interpellare la gente. Mi ha dato subito un assist che poi ci porta a un altro tema che voglio affrontare con lei, ma ci arriviamo per gradi, che è quello dell'odio, perché è una parola che sta tornando di moda, non è mai stata demodé, però insomma sta tornando particolarmente di moda. Lei in queste ultime ore ha detto: fanno bene quelli che attaccano tutti i rappresentanti del centrodestra perché stanno facendo il loro gioco, appunto a elezioni evidentemente avranno ancora più consenso. Come mai non si capisce questo giochetto, insomma? No, si capisce benissimo, perché la sinistra non si rende conto ma continua a perdere, probabilmente morirà di vecchiaia, come sta succedendo in tutta Europa, anche in Spagna le cose sono andate così. E quindi la sinistra è nervosita perché capisce che le cose vanno male dalle loro parti, attacca in modo sgangherato, e questo facilita il compito degli avversari, che si limitano a difendersi, ma lo fanno senza fatica. Il pubblico, specialmente quello televisivo, si rende conto che una, per esempio, come la Gruber ha in antipatia, è diventata una fissa della Gruber, non so, la Meloni e Salvini. Poi quando deve invitare degli ospiti, magari sono quattro, tre di sinistra, palesemente di sinistra, e uno di destra, che viene regolarmente messo in difficoltà, perché... Alla scoperta di civiltà estinte? Iscriviti al Partito Democratico e ripercorri le aree geologiche con il capogruppo furenziano Andrea Marcucci. Marcucci, azioni la macchina del tempo, andiamo nella preistoria. Noi abbiamo fatto un congresso dove le posizioni assolutamente legittime per quell'epoca... Ma quell'epoca intende il 2019? Cioè il 19 è lontano. Ma no, non è neanche due anni fa. Era che i nostri avversari erano da una parte il Movimento 5 Stelle e dall'altra la Lega. Ma dice due anni fa, praticamente oggi. Poi c'è stato, abbiamo fatto un governo con il Movimento 5 Stelle. Che due anni fa avevate detto il nostro avversario è il Movimento 5 Stelle e la Lega. Poi abbiamo fatto un governo molto ampio, dove c'è anche la Lega, oltre che il Movimento 5 Stelle. Ma com'è successo? In effetti vedo il Partito Democratico che fatica un po' troppo, bisogna riacquistare il protagonismo. Dice il protagonismo che aveva con il suo segretario. E a chi si riferisce, scusi? Lo ha rimosso? Bersani. Marcucci. Forse si riferisce a quell'altro, oltre Bersani, che è uscito dal PD. Per andare in Arabia Saudita, sì. Però sono entrambi usciti dal PD. Certo che con voi non ci si annoia mai, che viaggio. Uomo, lei, dico lei, prima persona, è proprio notaio, no? Come no? Sono notaio. Abusivo. Perché abusivo? Lei è notaio. Sono notaio. Con la laurea? Con la laurea. Laurea. Adesso si dice laurea? No, sei sempre detto così. Appunto dico, sei sempre detto così. Sei sempre detto così, no, laurea. C'è l'ufficio, no? Ho l'ufficio, un antichissimo ufficio, dal mio bisnonno. Se è tornato aver visto Luigi Di Maio vice premier, ministro dello sviluppo economico e del lavoro, così tanto attaccato anche da una parte, soprattutto degli organi di stampa, fondamentalmente per invidia.
ha passato tutta la vita a leccare il culo di qualche potente per fare carriera politica. Dico, ma lo voglio dire schiettamente. Lo so che adesso si offenderà, voi fischierete, ma io penso che sia un bugiardo. Io penso che Speranza sia un bugiardo, perché rivolta sempre la frittata da 2 anni non intervento per avere i titoli sui giornali, e dice bugie e mente sapendo di mentire, ed è disonesto intellettualmente. Corsini, e vi aggiungo, ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Della questione nazionale, però che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa, quando invece, come è ben chiaro a leggere, andrei in Parlamento per trasparenza nei confronti dei cittadini e rispetto delle istituzioni, non facciamo i ragionamenti, attenzione, i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Che il leader della Lega, Matteo Salvini, che qui è ritornato e lo ringrazio, allora dicevo, nessun problema, è evidente che la responsabilità di una crisi porta visibile la sua firma, ma se gli manca il coraggio sul piano politico, non c'è problema, me lo assumo io, ritengo che questa sia la conclusione, l'unica obbligata, trasparente, coerente e lineare. Vi ringrazio tanto. La maggiore, diciamo, forza di opposizione ci viene non da un partito di opposizione, ma da Italia Viva. Italia Viva un giorno sì e l'altro pure sta dichiarando che vuole promuovere un atto di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede. Italia Viva vota con le opposizioni costantemente in questi giorni. Abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo eventuali specifiche deroghe poi consentite e valutate di volta in volta. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Sera del 7 ho firmato il DPCM che ha reso il fatto giornalista. Ascolti, Zona Rossa, di dire che stiamo seduti su queste poltrone, secondo me non è importante dire non sono interessato alla poltrona, ma dire essere interessati a star seduti con disciplina e onore. PD esulta, rischiavamo di lasciare il governo del paese alla destra, ma poi siamo riusciti a lasciarle anche l'opposizione. Ascolta, non per niente così, ma quando verrei a pagare? Beh, è difficile dirlo a priori perché non so. Su per giù, insomma. Che misura applicano realmente? Che vuole che le dica? Come minimo? Il massimo del minimo. Faccia il piacere, mi faccia! Ma che siamo nel Congo belga o altrove? Eh?